Nasce ad Arezzo il comitato No Grazie con amministratori e presidenti di regione che, secondo gli esponenti del centrodestra, sono i più penalizzati dalla riforma costituzionale che verrà votata con il referendum ad ottobre. Noi non siamo qui solamente per dire che osteggiamo la riforma di Renzi, noi siamo qui per raccontare la nostra idea di Costituzione, quindi d'Italia ed Europa, per dire a Renzi che volevamo il presidenzialismo, l'abolizione del Senato, un tetto alle tasse in Costituzione, un federalismo municipale, la possibilità per gli italiani di votare sui trattati internazionali, quella sarebbe stata una riforma. Lo facciamo qui da una città che è anche una città simbolo, perché Arezzo è la città che ha dato i Natali al ministro Boschi, è la città dei risparmiatori truffati da Banca Etruria, è anche la città nella quale un anno fa il centrodestra compatto ha vinto. Da questa riforma potremo avere un documento in senso di un ulteriore carico di lavoro, di deleghe, di responsabilità senza un corrispondente rientro dal punto di vista delle risorse. Quindi i sindaci che già sono in difficoltà oggi lo sarebbero ancora di più un domani con questa riforma, alla quale in questa sede oggi ed è emblematico che venga fatto ad Arezzo, si dice di no, si comincia a dire di no. Oltre a dire no grazie alla riforma, oggi si fa un gran parlare del centrodestra unito, del modello aretino, del modello lombardo, a chi piace, a chi non piace, ma come sta? Non penso che si possa essere uniti su alcune cose fondamentali, si può parlare con tutti, ma noi siamo avversari del Partito Popolare Europeo, noi conservatori riformisti. Guardiamo con interesse a Brexit, non siamo del partito della Juncker e di Merkel, non abbiamo aiutato Monti, non abbiamo fatto il patto del Nazareno, quindi come dicono gli inglesi, se long way to Tipperary, è una lunga strada prima di riunirsi, bisogna riunirsi su cose precise che sicuramente a mio modo di vedere non prevedono questa Forza Italia, non i singoli esponenti, ma questa Forza Italia e l'NCD sicuramente. Perché potranno portare qualche voto, ma azzerano il progetto, è una minestra già vista, già riscaldata, già fallita e c'è un'ambiguità che non va bene. Io governo con una grande alleanza con dentro tutte le anime del centrodestra, alcune di queste a Roma stanno dall'altra parte, è vero, ma noi pensiamo che il modello lombardo e il modello Milano siano il futuro del centrodestra, questo è anche uno dei motivi per cui sono qui oggi.